Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a questa seconda puntata di Radio Londra. Allora, tutto è cominciato all'incirca 10 giorni fa con questo tweet, con questo messaggio social pubblicato dal ministro Bonetti, dal ministro Elena Bonetti, ministro delle pari opportunità e della famiglia. In questo messaggio dice che la casa degli italiani, le case degli italiani per le donne italiane è ogni giorno un luogo di tormento, di tortura, di oppressione, di violenza e che quindi i centri antiviolenza sono a disposizione anche durante la quarantena. Questo in un certo senso è il là che si dà a un'orchestra. È un'orchestra in effetti da quel momento incomincia a suonare fortissimo in un crescendo che assomiglia al bolero di Ravel, sempre più alto, fino a diventare assordante, e il cuore del messaggio inviato dalla Bonetti in quell'occasione viene replicato ossessivamente, ovunque, in ogni luogo, un vero e proprio bombardamento mediatico. Io ho raccolto qualche esempio, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Date un'occhiata a questo video. Ecco, come si vede, questa è solo una piccola parte che ho raccolto dei messaggi che sono apparsi dappertutto sui profili social di associazioni o privati cittadini o politici, opinionisti e su tutti i media locali e nazionali. Avete visto vari esempi. A far partire questa sorta di delirio comunicazionale è stato appunto il ministro Bonetti, che tra l'altro proprio oggi, vi faccio vedere, ha rinnovato in qualche modo questo richiamo, ha voluto forse far ripartire la giostra dopo i primi 10 giorni di battage, ha rilanciato, come potete vedere, per far ripartire tutto quanto. E sono messaggi che, l'avete notato, sono tutti più o meno simili, in moltissimi c'è questo pugno maschile che in primo piano a fuoco e dietro c'è l'immagine della donna sfocata. Tutti vogliono dipingere le famiglie italiane come un luogo
più pericoloso della giungla amazzonica e gli uomini italiani come bestie feroci assetate di sangue femminile. Negli ultimi 20 giorni, quindi durante un'emergenza sanitaria senza precedenti, con un numero di morti così alto che anche i cimiteri sono saturi, oltre che le strutture ospedaliere, si è messa in moto un'intera armata propagandistica che si è mossa con cinismo, ottenendo tra l'altro un'obbedienza cieca, come al solito, da parte dei media, forse probabilmente perché profumatamente stimolati da questo punto di vista. Ma perché è accaduto tutto questo? Allora vi dico le mie ipotesi, che poi discuteremo con gli ospiti che avremo stasera. C'è un messaggio superficiale in tutto questo, che è quello più evidente, il primo che appare. È quello, si vuole dare l'idea, in un certo senso, di un messaggio di servizio, una specie di pubblicità progresso, no? Una cosa banalmente utile, che secondo me è la foglia di fico a copertura di altre brutture, è una specie di alibi. Perché a un livello più profondo c'è una necessità da parte del professionismo dell'antiviolenza per affermare qualcosa di preciso, ossia noi esistiamo, non dimenticateci. Questo perché il coronavirus, lo vediamo, ha sottratto spazi mediatici a qualunque altra cosa, compreso questa realtà, questa che io chiamo la corporate antiviolenza, è stata espulsa sostanzialmente dai media a causa dell'allarme, dell'emergenza coronavirus. Il problema è che questa corporate vive sull'esposizione mediatica, non perché sia utile. Di fatto questo tipo di corporate, il professionismo antiviolenza, a mio avviso non è utile in un paese dove c'è una media di uomini condannati, di uomini adulti condannati ogni anno dello 0,02% su tutti gli uomini adulti italiani, e sono dati del Ministero della Giustizia, non me li sto inventando. Ecco allora che quindi il bombardamento mediatico lancia questo messaggio, e andando a fondo, oltre a dire attenzione non dimenticatevi, noi esistiamo, ne lancia un altro molto importante per loro: signori, noi serviamo, noi siamo utili. Ed è un messaggio disperato questo, perché questo mondo sa che in questa emergenza sanitaria c'è bisogno di risorse e lo Stato non le ha, e quindi può essere che quei 100 milioni e passa di euro che vengono stanziati ogni anno per i centri antiviolenza, a un certo punto, se questi centri antiviolenza emerge che non hanno quella grande utilità, potrebbero venire tolti. E quindi di fronte anche a persone che in questo momento stanno morendo di asfissia, i centri antiviolenza non si fanno problemi e fanno questa loro reclam per affermare fortemente che loro servono, guai toccare le loro risorse, non ci si provi. C'è poi un livello più basso, perché si va gradualmente sempre più verso l'indegnità, perlomeno per come leggo io questi messaggi martellanti. C'è una specie di metamessaggio, un qualcosa di non detto che rimane implicito ma comunque secondo me è evidente, è un appello alle donne, dice: donne, ora che siete obbligate a casa, sappiate che voi avete il privilegio di avere una difesa preferenziale, di avere vie preferenziali, volendo, come ha detto oggi il ministro Bonetti, avete anche esenzione dagli obblighi e dalle restrizioni rispetto al coronavirus. Se dovete scappare per andare a denunciare il vostro aguzzino, nessun poliziotto vi fermerà mai o vi denuncerà mai, perché state violando le norme restrittive del governo. E quindi è una sorta di induzione: approfittatene donne, state allerta in casa con questi mostri con cui siete, pronte a scappare appena lui vi rimbrotta per qualcosa, appena borbotta qualche protesta, appena non è d'accordo con voi. Sembra, in sostanza, sembra che vogliano istigare e instillare nelle coppie dissidi, sospetto, una forma di tensione, in modo che questi centri antiviolenza ricevano davvero contatti e telefonate. Gli servono per dire che appunto loro sono utili, quindi loro hanno bisogno di ricevere telefonate, che in questo momento peraltro per stessa missione del telefono rosa stanno diminuendo, e questo è un grave allarme per loro. Dunque appunto la mia tesi è che questi messaggi siano una bieca propaganda che vuole appunto mettere tensione e malessere nelle coppie. Io sono certo addirittura che chi ha concepito questi messaggi addirittura speri in cuor suo che in ambito familiare questa convivenza forzata, che sicuramente non è facile,
induca a violenze diffuse e molto gravi. Io credo che sono talmente cinici che lo stiano sperando. Questa è la mia tesi. E vorrei confrontare questa tesi oggi con tre persone che sono nostri ospiti. Ne discuteremo nella prossima oretta, un quarto circa. Se avete la pazienza di seguire fino alla fine dei tre interventi, poi vi farò anche una piccola sorpresa che ho trovato proprio oggi, proprio per farvi vedere quanto è profonda la malafede di questi soggetti. Allora, come sempre, io un ospite che sarà pressoché fisso, direi, nei nostri appuntamenti di Radio Londra, proprio perché è un punto di riferimento a livello italiano su queste questioni, è Fabio Nestola, che invito adesso in trasmissione. Ciao Fabio! Ciao Davide, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Benvenuto di nuovo. Allora, tu hai visto la sequenza nel filmato, sai come me che si tratta di, come dire, di una scelta, di una selezione, altrimenti il filmato sarebbe durato più di Ben-Hur, se avessi messo tutto quello che si è visto in giro. Io mi rivolgo a te, come abbiamo detto anche nella puntata precedente, in quanto memoria storica di queste questioni e archivio vivente, diciamo. E anzitutto volevo chiederti se questo tipo di spinta, questo tipo di messaggio è qualcosa di nuovo o è qualcosa che tu hai già visto in passato. No, non è assolutamente nulla di nuovo, è qualcosa che, ahimè, si ripete negli anni da diverso tempo ed è stato oggetto di più di uno studio, magari li accenniamo sì. Tra un attimo. Però è una strategia precisa, non è un qualche cosa che nasce oggi sulla scia dell'emergenza sanitaria, è una strategia precisa, pianificata, attentamente studiata a tavolino, quella di avere due estremi di un problema, il lato alfa e il lato beta. Se io punto i riflettori esclusivamente sul lato alfa, ottengo il doppio effetto di enfatizzare la problematica del lato alfa e di nascondere, di oscurare la problematica del lato beta. Questo lo dico perché la violenza, sia chiaro, non è affatto unidirezionale. La violenza dobbiamo concepirla come un costrutto ampio e complesso che deve necessariamente prescindere dal genere di autori e di vittime. Volerla connotare, insistere, accanirsi a volerla connotare come esclusivamente la violenza agita da un genere ai danni dell'altro è una menzogna, è una mistificazione, nulla di più e nulla di meno. Quindi per questo possiamo parlare così molto molto velocemente di un sì, paio di studi. Sì, questo aspetto in passato l'hai studiato molto a fondo, anche cioè, questa concentrazione sull'alfa, quindi su un lato solo dei due aspetti, è roba antica, mi dici. Cosa hai trovato nei tuoi studi precedenti? Una voluta asimmetria mediatica. Guarda, te lo posso condensare in un concetto della violenza subita anche da vittime maschili. Non si parla, ma il problema non se ne parla perché non esiste, o forse non esiste proprio perché non se ne parla. Sì. Questa è la macro domanda alla base di tutti gli approfondimenti, tutti i monitoraggi che sono stati fatti in seguito. Adesso oggi ne accenniamo ad un sì. paio di questi. Il primo, risaliamo al 2006. Nel 2006 viene pubblicata la prima indagine conoscitiva Istat sulla violenza subita dalle donne, con dei dati allarmanti, 6 milioni, 7 milioni di donne vittime sì. di violenza. Ci insospettiamo un pochino, parlo al plurale come gruppo di ricerca del CSA, Centro Studi Applicati, ci insospettiamo un pochino e andiamo a vedere tutte le metodologie Istat e vediamo che insomma il criterio di rilevazione è quantomeno singolare, farmi dire altro, con una delle batterie di domande che erano fatte apposta per raccogliere risposte positive. Oltretutto la parola violenza non compare mai, il metodo scelto è quello "è mai successo che", si descrive una serie di comportamenti e indipendentemente dal fatto che di questi comportamenti l'intervistata, sono interviste sì. telefoniche,
l'intervistata li percepisca o meno come violenza, è l'intervistatrice dall'altra parte del filo che barra la casella. Oltretutto, violenza. Su questo poi aggiungo io, viene applicata su tutto il corso della vita precedente fino a quel momento, a differenza di altri studi europei che giustamente limitano l'esercizio della memoria di questi eventi a epoche, come dire, limitate, ecco. No, ma certo, validità scientifica pari a zero sia per quanto riguarda il campione, sia per quanto riguarda, non è presa in considerazione la eventuale reciprocità dell'agito violento di una persona nei confronti dell'altra, non è collocata nel tempo se si tratta di un episodio unico o della reiterazione di diversi episodi, non c'è nulla di questo. Infatti non è una ricerca scientifica, ma è una indagine conoscitiva. Vuol dire abbiamo voluto un po' annusare il problema. Però questo è, per il semplice fatto di avere l'egida dell'Istat, viene letto e viene propagandato come qualcosa di attendibile, di scientifico, di rigorosamente ufficiale, sì. Scientifico. E no, assolutamente no. Comunque, un po' insospettiti, abbiamo riscontrato queste domande che erano assolutamente, faccio alcuni esempi, per quanto riguarda la violenza psicologica, è mai stata criticata per la cucina, è mai stata criticata per la gestione della casa, è mai stata criticata per la pettinatura. Adesso per la pettinatura, se io dicessi a mia moglie sei una disgraziata, tagliati i capelli se no ti spezzo le gambe, effettivamente contiene l'elemento violenza, ma se io le dicessi il colore magari fra 2 o 3 giorni mi abituo ma ti preferivo prima, ho delle serie difficoltà a connotarla come violenza. E poi anche per la cucina, per tante altre cose. Abbiamo scritto all'allora ministro, c'era il ministero per le pari opportunità, era la Carfagna, chiedendo di replicare per completezza di informazione, replicare la stessa indagine anche presso un target maschile. E la risposta è stata che non era una priorità e non c'erano fondi da dedicare a questo tipo di approfondimento. Allora ci siamo rimboccati le maniche e lo abbiamo fatto da soli, utilizzando lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat. Il questionario è quello, con dei piccoli, assolutamente marginali lavori di aggiustamento, ecco, perché c'erano alcuni item che erano somministrabili solo a un'utenza femminile, come è mai stata insultata in gravidanza, maltrattata in gravidanza, o picchiata in gravidanza. Quello è ovvio, non si può somministrare a un'utenza maschile, e li abbiamo sostituiti con alcune prerogative tipicamente maschili, come sempre per la violenza psicologica l'attribuzione fraudolenta di paternità, la persona che dopo 2 o 3 anni fa il DNA e scopre che il figlio che ha creduto suo in realtà suo non è. Quindi con questi piccolissimi distinguo, però l'impianto è assolutamente quello, sono oltre 70 domande. E quello che voglio dire, non commettiamo i risultati che sono in qualche maniera analoghi a quelli femminili, perché con quello strumento di rilevazione non si poteva ottenere nulla di diverso. Magari una in cosa, Fabio, scusa, ti interrompo. Sì, gli esiti, se mai lo anticipo io, erano assolutamente paragonabili con tutti i distinguo che si possono fare e tutte le precisazioni che si possono fare sulla, diciamo, ampiezza del vostro campione e quant'altro. Va detto, perché lo dico, perché in settembre scorso mi venne contestato da un allegro giornalista di Repubblica, noi tutti noto, questa ricerca vi venne pubblicata da una rivista scientifica, cioè non è proprio, come dire, acqua calda. No, ha passato il vaglio del CNR, è pubblicata da una dalla rivista di criminologia e vittimologia dell'Università di Bologna. Non, quindi proprio una stupidaggine non era che ne dicesse il giornalista di Repubblica. No, ma ti dico, al di là di commentare i risultati, che sarebbe troppo lungo e noioso farlo in questa sede, però un aspetto voglio sottolinearlo perché è significativo. All'inizio abbiamo anche cercato di coinvolgere diverse università. Faccio dei master con più di università, conosco diversi docenti universitari, e la risposta corale è stata: per carità, ottimo lavoro, state veramente colmando un vuoto, è una bella iniziativa, se volete vi aiuto come ghostwriter, però il nome, il cognome e la faccia, sia chiaro, non ce lo posso mettere.
non sapete in quale ginepraio vi andate a cacciare, non sapete quali saranno le contestazioni, le derisioni, gli insulti, le minacce in alcuni casi che dovrete subire, perché un discorso è chiaro, è un argomento che non si deve toccare. Ci sono studi internazionali, oltre 200 studi internazionali sulla violenza bidirezionale e reciproca, non è un caso che non esistano studi italiani, non c'è nulla di ufficiale, nulla di ministro. Eccoci di nuovo qua. Allora, c'è stato un problema, non sappiamo bene derivato da cosa. È saltata la diretta, non facciamo dietrologie o complottismi strani. Proprio mentre Fabio stava parlando della cattiva accoglienza che ebbe anni fa la ricerca che lui fece insieme a un importante gruppo di ricercatori sulla violenza delle donne contro gli uomini, è saltata la diretta. Proprio mentre stava iniziando a parlare, adesso Fabio ti prego di riprendere, sull'importanza dei fatti dove è l'uomo a soccombere, a essere ucciso. Fabio stava dicendo che non accetta in termini di principio il termine femminicidio, dunque non userà, io sono molto d'accordo con lui, il termine maschicidio. Quindi riprendiamo da lì, Fabio. Sì, riprendiamo da questo, ma il principio che ritroviamo anche in questo approfondimento è esattamente quello del quale abbiamo parlato prima. Sembra che non ci siano, ma la violenza, l'apice, il picco di violenza o l'evento omicidiario che riguarda la vittima maschile, non se ne parla perché non esiste, o non esiste proprio perché non se ne parla, perché non se ne vuole, perché non se ne deve parlare. E all'inizio non c'era la diffusione online che c'è adesso, quindi era la classica rassegna stampa con i ritagli di giornale. Dal 2000 in poi, con Repubblica.it ha iniziato, poi dopo ormai tutti i giornali, grandi e piccoli, anche i media locali hanno il proprio sito, quindi oggi anche con i Google Alert è più facile reperire le notizie, perché sono le notizie che cercano noi. La ricerca si proponeva di confrontare la casistica maschile con quella femminile per vedere analogie e differenze per quanto riguarda il tasso di premeditazione, per quanto riguarda le modalità, utilizzo di armi da punta e da taglio rispetto alle armi da fuoco, per quanto riguarda avvelenamenti e utilizzo di farmaci. Questa modalità è strettamente collegata con il tasso di premeditazione. Per quanto riguarda le motivazioni, insomma, c'è un'analisi completa. Però quello che volevo sottolineare adesso, sarebbe troppo lungo guardare migliaia di episodi raccolti negli anni, anche la fascia d'età è assolutamente trasversale. Ma quello che volevo dire sono le fonti. Quello che è importante vedere sono le fonti dei piccoli, sì, media locali, da British Report a Il Resto del Cardino.it, non la versione cartacea, da Cronaca Live, Positano News, Buongiorno Alghero, tutti i piccoli media locali. E quindi la domanda che mi faccio e che ti faccio è sempre quella, appunto, del fenomeno non esiste perché non se ne parla, non se ne parla perché non esiste. Ma c'è una cassa di risonanza, ecco, questa è una schermata dei piccoli media locali che hanno, dove sono state trovate la maggior parte delle notizie. E quando muore una donna per mano maschile, lo aggiungo fino alla noia, doverosamente se ne parla, ritmificate, partono le truppe per andare sul posto ad intervistare i parenti, a filmare la fiaccolata in paese, le interviste per il sindaco che dichiara il lutto cittadino, quindi se ne parla per giorni con gli approfondimenti. Sono nate intere trasmissioni televisive che si occupano specificamente di questo, da Quarto Grado a Linea Gialla, tante altre. E mentre invece quando è la vittima è lui, il fenomeno viene sistematicamente oscurato perché se ne occupano solo i media locali, non parte la troupe per le interviste,
e se ne occupa Brindisi Report, con tutto il rispetto, e TV News che vediamo adesso, con tutto il rispetto per qualsiasi è stata. Certamente fanno un lavoro importante perché coprono per la pluralità di informazione. Caspita, però il bacino di utenza di TG1, TG2, TG3, TG7, Corsera, Repubblica, La Stampa, confrontato al bacino di utenza di Brindisi Report, qual è il cosa ne esce? Che quando un uomo, una donna, doverosamente, lo aggiungo ancora una volta, lo sanno 60 milioni di italiani. Quando muore un uomo lo sanno i parenti, gli amici e i vicini di casa. Questo è per, torniamo al discorso di puntare volutamente il riflettore solo su uno degli aspetti, ottenendo il doppio effetto di enfatizzare quell'aspetto ed oscurare. E questo avviene nei media di informazione, ma non solo, nel senso, noi siamo circondati da informazioni provenienti da diverse fonti, quindi quelle puramente informative come i telegiornali, i giornali, eccetera, ma esistono anche le reclame, per esempio. Ah, quello è un altro, apriamo un altro filone ancora, certo. Però tornando alla cronaca nera, perché è l'aspetto più triste, più cinico, è il fatto che deve passare la percezione che l'unico genere vittima sia quello femminile, mentre invece il genere maschile deve avere il monopolio della violenza. Per arrivare a questo, Mario Carnefice è vittima. Questa è la campagna pubblicitaria antiviolenza di Oliviero Toscani per Donna Moderna. Toscani è bravo, Toscani sta a colpire la pancia, sa farlo, caspita se sa farlo il suo lavoro. E sicuramente questa immagine colpisce la pancia, ma è, secondo me, di una violenza inaudita, l'immagine stessa, perché colloca all'interno di un recinto il pregiudizio maschile, perché quel ragazzino, e colloca all'interno dello stesso recinto il pregiudizio femminile, che lei può essere solo vittima, è geneticamente portata ad essere vittima, lui è geneticamente portato ad essere carnefice. Quel bambino avrà 5 o 6 anni, non si sa cosa diventerà da grande, potrebbe anche diventare il Dalai Lama, potrebbe diventare il premio Nobel per la medicina, il premio Nobel per la pace, o vincere un Pulitzer. Qualsiasi cosa diventi, però è scritto nel suo destino che lui le donne che incontrerà le picchierà, le maltratterà, le perseguiterà, le percuoterà, e qualcuno la ucciderà pure, perché non può dire al suo destino che è quello di Carnefice. Ti ricordi che anno risale questa reclama? Più o meno? Comunque non è recente. No, non è recente, almeno 7-8 anni. No, giusto per capire, rispetto alla domanda che ti ho fatto all'inizio, che era quella se le cose che ho mostrato è roba di oggi o è roba antica, mi pare di capire. No, è roba antichissima, e ti ho detto l'indagine sulla violenza che tocca il picco, quando lui rimane a terra morto, parte dal 94, quindi stiamo parlando del secolo scorso. Non è sicuramente qualche cosa di recente, però ecco, questo è una chiave di lettura assolutamente, esclusivamente guidata dal pregiudizio ideologico. La realtà è una cosa diversa. L'ultimo step che voglio aggiungere è quello che riguarda lo stalking, e anche questo ci dà la misura di quanto sia faziosa la chiave di lettura che viene data. Il 612 bis, la norma sugli atti persecutori, è relativamente recente, del 2009. Bene, è stata propagandata, allora era il ministro era Angelino Alfano, è stata propagandata come l'ennesima misura, finalmente il quadro normativo per difendere la donna è completo, l'ennesima misura a difesa della donna, che non è assolutamente vero, perché sarebbe anticostituzionale se fosse solo così. Deve difendere qualunque persona vittima di violenza. Poi dopo, a fine anno, posso sapere se sono state 10.000 donne e 5 uomini che hanno sporto denuncia per quel reato, ma dopo lo devo sapere, a valle. Mentre invece questo battage, per dire che lo stalking, anche dello stesso numero 1522, la stessa
rete, il centro antiviolenza donna. E poi cosa ci porta nei media su questa schermata che stai facendo vedere adesso? Che quando accade il fenomeno a ruoli invertiti, perché accade, caspita se accade, viene detto il stalking al contrario, stalking capovolto, a ruoli invertiti, stalking al femminile, a rovescio, stalking inverso, come se lo stalking nascesse. Sì, sì, la natura stessa del reato è maschile, quello sporco, brutto e cattivo è lui. Quando succede a ruoli invertiti è un'anomalia. È questo quello che viene, che poi emerge, perché parlo di condizionamento delle coscienze? Anche il giurista subisce questo condizionamento, essendo portato a scrivere qualche cosa di anomalo. E se riflettiamo, anche il fattore numerico è assolutamente ininfluente. Sentirci dire che ogni 10 donne vittime di atti persecutori ci sono solo 2 uomini, e poi non è vero neanche questo. Ma anche se il fattore numerico fosse così sproporzionato, non potrebbe essere per nessun motivo una misura a favore delle donne. Qualsiasi altro reato, io non posso concepire il furto ad opera dei napoletani o la truffa ad opera dei romani. Sappiamo tutti che magari a Roma e a Napoli ci sono dei tassi di criminalità, lo dico da romano, ci sono dei tassi di criminalità superiori rispetto a isole felici come Portofino o come Cortina. Ma ciò non vale a dire che sia un reato per sanzionare i romani. Lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, a fine anno sarà il Ministero degli Interni a dirmi se per furto sono stati denunciati 5.000 romani e un solo veneziano. Ma il lavoro di scrematura non può e non deve essere fatto alla fonte, perché qualsiasi parallelismo, considerare il meridionale uguale criminale a un tasso di criminalità maggiore, è una forma di razzismo. Allo stesso modo il maschile è considerato più portato per lo stalking, deve sanzionare il maschile, anche questa non è né più né meno che una forma bene, di razzismo. Grazie Fabio per questa tua disamina, come sempre molto completa, riguardante le fasi storiche, che quindi ci mostrano le radici di quello che abbiamo visto all'inizio della trasmissione, prima dell'interruzione. Ancora prego gli oppositori di chi che ci stanno guardando, che ci odiano profondamente per quello che stiamo dicendo, cioè una cosa abbastanza banale: la violenza è umana, prescinde dal sesso, nonostante la comunicazione sia unidirezionale. È un argomento che stiamo portando e che stiamo sviscerando. Se non siete d'accordo, potete entrare in chat e ne discuteremo insieme, o addirittura potete contattarmi e faremo un bel dibattito, come non se ne fa da tempo. Ok? Ora, vorrei invitare, ho il piacere di avere ospite a Radio Londra una nota criminologa italiana, si chiama Elisabetta Sionis, dal cognome si capisce che ci contatta dalla meravigliosa Sardegna. Ecco Elisabetta, sei in linea, ben arrivata. Elisabetta Sionis è una criminologa nota anche perché è colei che ha innescato, diciamo, anche su stimolo dei genitori di Piredda, qualcuno ricorderà la vicenda tra il Piredda e la Pizzalis, una vicenda tragica che sembrava chiusa su impulso appunto dei genitori, che non ritenevano e non ritengono tuttora che il figlio Manuel sia colpevole di quanto gli è stato ascritto, sono riusciti, anche grazie all'opera della dottoressa Sionis, a far riaprire il caso, che attualmente è al vaglio dei magistrati della procura di Cagliari, con la Pizzalis, che attualmente è sotto indagine per incendio doloso, direi, e omicidio o qualcosa del genere. In ogni caso non è di questo che vogliamo parlare oggi, proprio perché ci sono delle procedure ancora in atto, quindi lasciamo assolutamente che la giustizia faccia il proprio corso. A me interesserebbe invece avere dalla dottoressa Sionis un parere su quanto ha visto e quanto ha sentito, sia nel filmato che ho mandato, sia nella mia introduzione che in quella di Fabio Nestola. Io non esiterei a definire quei messaggi che ho mandato come criminogeni.
Concordo certamente sulla disamina che è stata fatta fino ad ora sia da lei, dottor Stasi, che dal dottor Fabio Nestola. Rilevo che appunto c'è un genere di disinformazione di cui noi ci stiamo occupando da anni con un gruppo di studio che riguarda appunto il cosiddetto fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Cosa intendo dire, certamente non voglio assolutamente negare il fatto che esista questo tipo di fenomeno, perché insomma sarebbe fuorviante dirlo, esiste certamente, ma non esiste né nelle proporzioni né nelle modalità attraverso le quali viene puntualmente somministrato. E tantomeno non esiste il fenomeno inverso della violenza contro gli uomini, esiste. L'abbiamo visto, io ho lavorato per 20 anni in carcere come criminologo, per 20 anni sono stato perito di fiducia dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza, quindi parlo a ragion veduta. Sono stato per 10 anni giudice onorario al GUP, al Tribunale per i minorenni di Cagliari, per cui Una diciamo visuale che ho una ampia. visione esatta a 360 gradi, tra l'altro ho anche coordinato per 2 anni una comunità per minori a rischio, in cui c'erano soggetti minorenni per procedimenti penali, civili e amministrativi. Quindi ho avuto la possibilità di vedere il fenomeno secondo tutte le sfaccettature. Ora, il fatto che io ritengo grave, fuorviante e anche pericoloso è che in una situazione di contingente emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, in cui ci siamo reclusi in casa, i domiciliari in quarantena perché ne va della salute collettiva, si possano leggere delle locandine in cui le donne che ritengono a ragione, a torto o perché anche in alcuni casi strumentalmente potrebbe capitare, perché tutto può succedere nell'ambito umano, di essere in pericolo, vengano invitate a fuggire da casa in dispregio di quella che è l'attuale normativa vigente, perché il decreto che è stato, tutti i decreti, Sì. no, con tutte le successive modifiche che sono stati emanati in questi giorni, sono legge. Per cui, se viene stabilito che bisogna rimanere a casa e che si può uscire esclusivamente per determinati motivi che devono essere comprovati, non si può invitare nessuno a fuggire. Perché? Perché l'autorità giudiziaria, ma anche le forze di polizia, la polizia giudiziaria, i carabinieri, la polizia, la finanza, eccetera, eccetera, la municipale, non hanno abdicato al loro ruolo. Per cui sono sempre attivi i numeri, si possono interpellare, il codice rosso non ha perso di funzionare. E quindi io dico che sicuramente c'è un tipo di comunicazione che è fuorviante, che potrebbe innescare meccanismi perversi, che potrebbe dare il patentino a persone in malafede per anche denunciare fatti inesistenti, che potrebbero utilizzare un presunto stato, insomma, di vessazione, che poi appunto va anche dimostrato, perché non è che perché una persona dichiara una determinata cosa significa che sia così, eccetera, eccetera, per Ecco, altri fini, dottoressa, a per questo altri punto mi ha scopi. colpito il Sì. messaggio di oggi della ministra o del ministro, anzi Bonetti, quando nel suo intervento ha rassicurato le donne che nessuno le fermerà se usciranno per, come dire, per andare a denunciare una violenza a qualcuno. È curioso, nel senso, se una sta uscendo per qualsivoglia altro motivo, ha la scusa pronta a questo punto. Cosa ne pensa? Concordo, concordo appieno, perché ripeto, è un tipo di comunicazione disfunzionale. Prima di tutto è un tipo di comunicazione a doppio legame, perché afferma e nega contestualmente quello che viene proposto, cioè proposto che viene indicato dalla legge, dalla normativa. Bisogna uscire esclusivamente per quei motivi. Allora, se così fosse, bisognerebbe fare anche altrettante locandine in cui si invitano gli uomini che si trovano a vivere in situazioni dello stesso tipo, con donne aguzzine, maltrattanti, perché ce ne sono, okay? A scappare di casa, i minori
a scappare di casa, perché sicuramente i minori sono abusati, e poi non bisogna non considerare il fatto che naturalmente una situazione di privazione della libertà forzata come questa, per quanto per ottimi fini che sono quelli della salvaguardia della specie e della salute collettiva, induca e aumenti una certa aggressività, perché si devono condividere spazi, tempi e modalità abitative che generalmente sono molto più fluide. Quindi tutto questo non fa altro che innescare meccanismi di allerta che si sommano a quelli che già sono ingenerati dallo stato di emergenza che stiamo vivendo. Io infatti non è che contesti la circostanza relativamente al fatto che ci possano essere delle associazioni, dei volontari, eccetera, che possano offrire il loro sostegno a favore di soggetti svantaggiati o che tale si ritengono, ma dico che è modus in rebus, cioè fate la vostra comunicazione, rendetevi disponibili, ma non indicate un numero che molto probabilmente ha anche altri interessi, cioè perché è legittimo dubitare che molto probabilmente dietro tutta questa pubblicità è un dubbio, una mia opinione da cittadina che paga le tasse, che tutta questa pubblicità poi in realtà celi la necessità di far raggiungere un certo numero di contatti, di segnalazioni, in modo tale da rendere utile la chiamata a quel servizio. Cioè, quindi è d'accordo con quello che dicevo all'inizio, l'ammontare delle chiamate, delle segnalazioni che si possono dichiarare, anche se poi sappiamo che i centri antiviolenza, con la ragione, io direi con la scusa della privacy, non presentano mai numeri realmente ufficiali dei contatti ricevuti, ma questa è un'altra storia. Comunque presentando, dicendo, ecco, io non sono al presentando corrente, un gran numero, si può dire noi serviamo, quindi tirate fuori i soliti 80-100 milioni di euro all'anno. Esatto. Perché adesso cosa è successo? Naturalmente con l'emergenza sanitaria tutti i fondi, lo sappiamo benissimo, anche per tanti altri settori, sono stati distratti giustamente e convogliati verso quella che è l'emergenza, quello che serve alla collettività, perché qua c'è davvero il rischio, perché è un rischio che noi percepiamo a livello istintivo, inconscio, no? Della sopravvivenza della specie, e quindi naturalmente tutto va convogliato lì, per cui è ovvio che chi vorrebbe fare i propri interessi, ora io non parlo di qualcuno in particolare, ma dico in generale, se uno volesse fare così, è naturale che più diciamo manifesta e attesta che la sua opera sia utile, e più è probabile che quella fetta anche ridotta di introiti arrivi. Ecco, io trovo eventualmente, se così fosse, ovviamente è solo un dubbio, una mia perplessità, non solo la mia evidentemente, la modalità, cioè ripeto, non dico che non bisogna fare del volontariato, non dico che non bisogna aprire degli sportelli per ascoltare le persone che si trovano in una situazione di fragilità, per esempio faccio riferimento all'Ordine degli Psicologi della Sardegna, io sono in contatto con tanti di loro, con tanti psicoterapeuti eccetera, e so che hanno aperto degli sportelli anche via Skype, gratuitamente, di volontariato, per dare sostegno alle persone che si trovano in una situazione di particolare. C'è questo aspetto, dottoressa, lo diceva giustamente lei, l'aspetto economico che è un po' controverso, ma c'è anche questa cosa che abbiamo messo in luce, forse abbiamo cercato di mettere in luce io e Fabio Nestola, e per questo poi uso il termine criminogeno, di far passare il messaggio che comunque con la ragione, o di nuovo con la scusa della violenza, le donne si è un po' tutto concesso. Io non so se lei può vedere la diretta, mando adesso due foto dell'8 marzo a Milano. All'8 marzo già c'erano parecchie restrizioni, si diceva di non stare in giro, ok? Esatto, soprattutto a Milano, perché era già zona rossa, esattamente, e qui in spregio, esatto, proprio perché è obbligatorio, è fondamentale fare un certo tipo di manifestazione, vediamo delle signorine, tra l'altro mi pare ci sia anche un personaggio famoso che è Giosquillo, senza mascherina, quella al centro, qualcuna con la mascherina, insomma non mi sembra che ci sia il massimo rispetto, c'è questa forma di trasgressività, no? Che permea tutto questo mondo
che sembra utilizzare l'antiviolenza per darsi un tono, ecco, per darsi questo tono trasgressivo e ribelle. Ma sì, ma poi diciamo anche qui quello che diciamo in questa situazione particolare, quello che io trovo francamente stucchevole è il fatto che ho seguito il video, per cui ho sentito anche quali sono state le parole che sono state proferite da queste persone. È stato detto che appunto le donne non si fermano neanche l'8 marzo, appunto diciamo superando quelle che erano le indicazioni del Ministero della Salute, del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera, anche del buonsenso, si sono comunque riversate in Piazza Duomo, che noi sappiamo che fosse anche chiusa o almeno fino a qualche giorno precedente, sì, proprio perché è zona rossa. Ok? Il messaggio è stato poi un messaggio che francamente questi soggetti che sono avvezzi soprattutto all'utilizzo dei social avrebbero tranquillamente potuto dare attraverso questi strumenti di tecnologia, di, insomma, telematici, di informazioni di massa, così come stiamo facendo in questo momento noi, senza mettere a rischio se stesse e soprattutto gli altri. E inoltre, cioè, per dire, tanti auguri alle donne, perché poi alla fine più di questo io francamente poi non so se loro hanno fatto un discorso molto più articolato e poi hanno mandato in onda esclusivamente questo pezzetto, però il pezzo che ho sentito io parlava esclusivamente di auguri a tutte le donne da Piazza del Duomo e poi morale essere parte personale della retorica, un po' dell'8 marzo ci può anche stare. Il problema è che, come lei probabilmente sa, adesso mostro un'altra fotografia, in altre parti d'Italia lo stesso giorno non ci si è limitate a, come dire, a fare gli auguri, ma si è pensato di devastare praticamente una città, sempre nell'ottica per, esatto, cui essendo la violenza sulle donne prioritaria, primaria, dilagante, eccetera, 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 a noi è concesso fare pressoché qualunque cosa. Sono atti che vengono condannati dal codice penale, anche questi. Ora, tornando per esempio all'assembramento che è stato effettuato, i vari assembramenti che sono stati effettuati l'8 marzo, per esempio, mutatis mutandis, se noi avessimo visto, che ne so, un gruppo di metalmeccanici o di liberi professionisti che fossero scesi in piazza per dire questa emergenza del coronavirus ci sta mettendo in ginocchio perché non abbiamo più soldi, non abbiamo la possibilità di avere nessuna retribuzione, eccetera, io non lo so se il livello di tolleranza rispetto a quelle condotte sarebbe stato lo stesso rispetto a un gruppetto di donne con mascherine rosa shocking abbinate a una falange, insomma, con unghie smaltate rosa shocking e con dubito mascherine fortemente abbinate allo smalto, lo dubito fortemente, e questo, diciamo, già secondo me è grave di per sé. Inoltre queste condotte determinano senza neanche a lungo andare, perché ormai il lungo andare è già passato, perché questa ormai è una situazione che in Italia è sedimentata, uno stato, soprattutto in un caso di emergenza come quello contingente, di anomia, perché naturalmente, ripeto, nel binario della comunicazione a doppio legame, in cui da una parte si conferma e dall'altra si disconferma lo stesso contenuto, cioè quello che bisogna tutti essere rispettosi, restiamo a casa, eccetera, eccetera, rischia veramente di compromettere tutto un lavoro e soprattutto delle persone che si stanno esponendo in prima persona, certo, anche a rischio di contagi, certo, e di contagiare le loro famiglie. Inoltre, questi messaggi ambivalenti, anche quelli che noi abbiamo visto e di cui stiamo discutendo, ovviamente nella piena possibilità di far intervenire altri soggetti che la pensano francamente anche in maniera completamente opposta alla nostra, per carità, secondo me potrebbe determinare quel meccanismo che si chiama la profezia che si autodetermina, perché potrebbe succedere appunto che col battere sul fatto del particolare per il tutto, sì, come in questo caso, poi si verifichino, certo, realmente delle situazioni che diventano, certo, ingestibili. Io noto che c'è una onestà intellettuale, ma anche di stampa, molto distratta e settoriale,
e che appunto vede la pagliuzza nell'occhio dell'altro, ma non vede la trave che ha davanti, perché da un lato si pubblicizza, si sponsorizzano le locandine che invitano a fuggire di casa, non c'è una sensibilizzazione né nella trasmissione, né nella descrizione, né nella lettura di tutti i dati che riguardano i fatti reato, sì, compiuti dalle donne, sia dalla donna autrice materiale, ma anche come dalla donna compartecipe apparentemente passiva. Faccio l'esempio, per esempio, dei reati contro la libertà sessuale, sì, nei confronti dei minori, anche nei casi di abuso intrafamiliare, quindi di incesto, e sia insomma in tante altre dinamiche in cui la donna comunque ha un peso, sia per il silenzio, sia per una compartecipazione attiva, ma anche per una compartecipazione passiva, che comunque non è dal punto di vista criminologico e criminogenetico, ma anche criminodinamico, non è da sottovalutare. Io credo che da un certo punto di vista ci sia anche una buona fetta di malafede, perché non ci credo in tutta questa distrazione, non credo in tutta questa onesta disattenzione. Diciamo che molto lo fa pensare, le faccio vedere, e poi passiamo all'altra ospite, le faccio vedere due notizie di cronaca uscite proprio durante questa quarantena. Io ho tenuto insieme ai miei collaboratori monitorata la situazione, non abbiamo visto notizie particolari di particolari violenze efferate di uomini nei confronti delle donne, abbiamo notato però due notizie che ve le mostro. La prima è questa, ovviamente a conferma di quanto diceva Fabio Nestola, non l'ha pubblicato il Corriere della Sera o Repubblica, ma Busto Arsizio, Alto Milanese, probabilmente è un sito molto locale, probabilmente importante nella sua zona regionale, nella sua zona provinciale, però lì è stato pubblicato. Abbiamo una donna che ha coltellato un uomo. Una seconda notizia che abbiamo rilevato è questa. Quindi di nuovo questi messaggi martellanti sembrano ignorare una realtà che alla fine, a ben guardare, perlomeno nel periodo relativo alla quarantena in atto, sembrano andare in tutt'altra direzione. Queste sono due notizie che appunto sono uscite. Io voglio ricordare a chi ci ascolta intanto che due cose sostanzialmente. Nonostante si sia andati oltre il tempo preventivato a causa dell'interruzione, vorremmo dare spazio alla chat alla fine, quindi quando darò il via alla chat, se avete domande o cose del genere, potete riservarle per quella fase lì. E dopo aver sentito il parere della seconda criminologa che abbiamo il piacere di avere ospite oggi, ho in riservo una piccola ma importante sorpresa, e dunque l'ho evocata, e allora mettiamola in linea. Ecco, qui abbiamo con noi la dottoressa Ursula Franco, criminologa italiana e anche medico, alla quale vorrei sottoporre una domanda, diciamo un aspetto che abbiamo toccato finora. La criminalizzazione del maschile. Abbiamo parlato finora di doppio standard, chiamiamolo così, quindi un modo sbilanciato di considerare il fenomeno delle violenze. Fabio Nestola ha parlato giustamente anche degli omicidi, e come dire, appunto, abbiamo rilevato anche insieme alla dottoressa Sionis che esiste un doppio standard, ma esiste anche questo fenomeno che si rileva di criminalizzazione del maschio. Il maschio è sempre il mostro, è sempre lui, sempre e solo lui. Lei come vede questa cosa? È così o è un mio pregiudizio? Non è proprio sempre così, però diciamo che creare questa caccia alle streghe crea un terreno di coltura sul quale si innestano gli errori, sì, giudiziari, ovvero in casi di morti accidentali o di suicidi si tende a criminalizzare il maschio e quindi a commettere degli errori giudiziari. L'incompetenza è quella che conduce all'errore giudiziario su questo pregiudizio che
c'è nei confronti degli uomini. Allora, incompetenza e pregiudizio portano alla condanna di un innocente a 30 anni, alla distruzione di una famiglia, parlo di Michele Buoniconti. Non conoscere la malattia psichiatrica da parte di chi risponde al telefono o di chi incontra delle donne che si lamentano dei propri mariti conduce all'errore, perché c'è molta superficialità da parte di chi conduce le indagini e anche purtroppo da parte di ministeri, che quando si sbaglia. Sì, lei ha citato il caso Buoniconti, diciamolo, perché se ne è occupata come criminologa incaricata, diciamo, di seguire il caso per la parte dell'accusato che poi è stato trovato colpevole nei 3 gradi di giudizio e attualmente sta scontando la sua pena. Ora, non so se le chiedo troppo, giusto perché magari non tutti gli ascoltatori conoscono la storia, riesce in pochi minuti a sintetizzare la vicenda? Certamente, in pratica Elena Ceste è scomparsa una mattina d'inverno, il 24 gennaio 2014, i suoi resti sono stati trovati 9 mesi dopo in un fosso a pochi centinaia di metri da casa. Per mesi si è parlato di amanti di Elena Ceste e di un possibile disturbo psicotico che le è stato psichiatra della procura di Asti, il consulente della procura. Nel momento in cui sono stati trovati i resti della Ceste, nudi, privi degli abiti, in pratica si è cambiato rotta. Si è trasformato il marito della Ceste in un mostro che non poteva che essere responsabile di un omicidio. Il discorso è questo, la cosa è paradossale, perché è stato condannato un uomo a 30 anni per un omicidio mai avvenuto. Questo perché? Perché a cominciare dai carabinieri della stazione di Castiglione d'Asti, arrivare alla procura, e purtroppo anche arrivare ai consulenti della procura, ignoravano in pratica che il denudamento fosse uno dei comportamenti messi in pratica dagli psicotici. La Ceste invece si è spogliata in una mattina fredda, era il 24 gennaio, e questi soggetti in preda alla psicosi non solo si denudano, ma hanno anche un delirio, e in genere è un delirio persecutorio. Il delirio persecutorio gli fa credere di essere perseguitati, evidentemente. Se noi ci sentiamo perseguitati, fuggiamo ai nostri persecutori. Quindi questi soggetti, e io ho creato una casistica che prima non esisteva, si nascondono ai persecutori. La Ceste cosa ha fatto? Non è caduta nel fosso a pochi metri da casa, si è denudata e si è andata a nascondere in un fosso dove c'era un po' d'acqua. È chiaro che non aveva dormito tutta la notte, si è rannicchiata, si è addormentata e è morta di freddo. È andata così, però, e purtroppo il cadavere è stato trovato 9 mesi dopo, per cui si è speculato su uno strangolamento, ma il cadavere non aveva nessun segno. Io, sapendo che lei avrebbe parlato di questa cosa, sto mostrando, glielo dico perché forse non vede la diretta, sto mostrando una serie di esempi di denudamenti a carattere psicotico. Sono quotidiani questi denudamenti. E purtroppo sono persone che hanno un disturbo psicotico e vengono ricoverati in clinica psichiatrica. Dico purtroppo perché mi sembra che in tanti non lo sapessero. Com'è possibile che gli psichiatri non abbiano alzato la voce? Com'è possibile che ci siano ancora psichiatri che dicono che Elena non si può essere spogliata perché faceva freddo? Lo psicotico perde il senso della realtà, pertanto non prova né caldo né freddo né dolore, è incapace di comprendere, di cioè
rischia di mettersi in condizione di morire, può cadere, può quindi morire. Lei sostiene in modo chiaro, l'ha fatto già in altre sedi, ne ha scritto molto su questo caso, che quello di Boninconti sia un errore giudiziario, sì, che lui sia innocente, nonostante i 3 gradi di giudizio. Ne ho la certezza assoluta, e non credo che in molti abbiano letto gli atti. Io prima della sentenza della Cassazione invitai il giudice a leggere gli atti, perché purtroppo la verità è negli atti d'indagine e non è in niente di quello che ha scritto la Procura di Asti. E invece purtroppo le ordinanze vengono considerate atti giudiziari, non lo sono. Sono gli atti d'indagine e sono un'autopsia negativa per una morte violenta, sono l'assenza dei segni di trasporto di un cadavere sulle auto di Boninconti, sono la certezza che Elena Cesti ebbe una crisi psicotica la notte prima di scomparire, perché Michele Boninconti non poteva conoscere che cosa fosse una crisi psicotica. Michele Boninconti raccontò, e questo lo dissi io al giudice Roberto Amerio in primo grado, io gli dissi: Boninconti non poteva sapere che i soggetti psicotici per cacciare le voci si picchiano in testa. Elena Ceste si picchiò in testa e si arrossò alla fronte. Ecco, questa era la riprova che lei stava avendo una crisi psicotica e che Michele, ma non lo sanno quasi neanche gli psichiatri, quindi come poteva saperlo Michele? Peraltro i figli non si accorsero di nulla, perché Elena aveva un delirio lucido e quindi parlava di cose che peraltro i bambini non interessavano particolarmente con Michele, ma certo non faceva delle cose strane. La cosa strana che ha fatto è stata, non appena Michele con i bambini se ne sono andati, è mi stata permetta, denudarsi. Ma lo faccio per uno scopo preciso, di contestarla blandamente. Lei sta dicendo che c'è stato un errore giudiziario che ha attraversato 3 gradi di giudizio, quindi facendo un conto spannometrico direi che 20 di giudici diversi hanno trattato, hanno avuto per le mani questo caso, eppure l'errore c'è stato? È possibile davvero? E se sì, che cosa l'ha causato? Guarda, che cosa l'ha causato? L'ha causato il pregiudizio, l'ha causato il desiderio di apparire come paladini di questa guerra contro i femminicidi, eccetera. L'ha causato questo. E certamente non c'è stato, la difesa non ha avuto la possibilità di controbattere. Io sono stata invitata una volta alla vita in diretta, ho detto che la Ceste era psicotica. Voglio dire, ma come si fa? Io sono comunque, ho ricevuto 400 insulti e una minaccia di morte dopo aver detto la verità. Quantomeno la sua opinione, che comunque è rispettabile. Ecco. Però, diciamo che non è la mia opinione, che è tutto agli atti quello che sto dicendo, non lo direi, è tutto agli atti. Il giorno che qualcuno finalmente leggerà gli atti, che sono quelli che arrivano all'ordinanza d'arresto, ma io dico, mi basterebbe che qualcuno leggesse quell'ordinanza d'arresto e si renderebbe conto di tutte le assurdità e di tutto quello che è stato costruito. È stato trasformato Michele Boninconti in un mostro che nessuno ha mai descritto come tale, neanche i parenti della Ceste, che non aveva nessun disturbo psichico prima del ritrovamento della Ceste nudo, perché lui veniva continuamente valutato perché faceva il vigile del fuoco. Non c'era stata mai una crisi coniugale, eppure è emersa una crisi coniugale. I testi sentiti dalla procura, quelli che hanno rafforzato l'idea del femminicidio, sono stati sentiti dopo il processo mediatico. Sappiamo che le testimonianze di testi che sono convinti dal processo mediatico non hanno nessun valore, sono le prime testimonianze, quelle della famiglia della Ceste, che hanno valore. E la sorella della Ceste diceva delle cose che facevano intendere che la Ceste cominciava a sviluppare un disturbo psicotico e cominciava a sentire delle voci. La Ceste disse alla sorella:
c'ho un problema con la testa, non le disse c'ho un problema di testa, tanto che la sorella ipotizzò che la Ceste potesse essersi suicidata. Però poi con l'andare del tempo il processo mediatico, voi sapete, è chiaro che ci vuole coraggio andare controcorrente. Io sono stata attaccata, sono stata definita pazza, incompetente. Purtroppo io devo dire, non voglio dire incompetenza, voglio dire che non ho la stima di nessuno di quelli che non hanno capito il caso Ceste, perché è un caso così semplice. Voglio dire, ma vi siete mai chiesti com'è possibile che un uomo uccida sua moglie e poi pochi secondi dopo metta il corpo in auto, in un'auto dove i RIS non hanno trovato tracce del trasporto del cadavere, e chiami i vicini mentre ha il cadavere in auto, prima di occultarlo e poi decida di occultarlo a due passi sì, da... È molto chiaro, quello che lei dice, diciamo, non è una novità. Lei è stata insultata, minacciata, ha visto in diretta, è proprio il caso di dirlo, cosa succede quando si espongono opinioni un po' diverse da quelle della maggioranza, diciamo così. Siamo stati interrotti da una serie di segnalazioni, poi le racconterò eventualmente in privato le minacce e le pressioni che ho ricevuto io. Fabio Nestola ha parlato delle sue, la dottoressa Sioni sicuramente ne riceve altrettante. Quando si va alla ricerca di una qualche verità che è diversa da quella comunemente accettata, specie se promossa dai media, si vive questa cosa. A me interessa però, in conclusione del suo intervento, per cui la ringrazio molto ovviamente, farle una domanda molto, molto secca, che credo richieda anche una risposta molto secca. Chiunque abbia ascoltato questa storia, la sua posizione, potrà documentarsi ovviamente dove vuole, ma rimarrà sconvolto dal fatto che di fatto un innocente, per come lo considera la dottoressa criminologa, può finire in carcere in termini definitivi solo perché è uomo. Quindi ritorniamo al tema centrale di questa trasmissione, no? Del doppio standard, e di fatto la domanda che mi viene da farle è possibile dire che chiunque può fare può finire a fare il percorso di buoni conti o no? Certamente. Questa è una risposta che lascia ovviamente interdetti. Sostenendo, cioè con la mera sostituzione, tra l'altro, di una preposizione semplice, dalla violenza in genere alla violenza di genere. E questo è il problema. Cioè sono riusciti, attraverso la modifica di una preposizione semplice, dalla violenza in genere, perché la violenza non ha sesso, e non stiamo lì a dire che tutto non ha nazionalità, non ha età, eccetera, eccetera, alla violenza di genere. Ovviamente questo è fuorviante, è pericoloso, è unidirezionale, è parziale, e non ha nulla a che vedere con la verità e con la giustizia. Ovviamente questi nostri interventi saranno impopolari, perché la verità e la giustizia per definizione sono impopolari. Ricordatevi, e questo lo voglio dire a tutti, ma soprattutto lo vorrei trasmettere ai bambini, agli adolescenti, ai minori, a coloro che si affacciano alla vita, che tutto ciò che ha a che fare con la verità e con la giustizia è impopolare. Tutti quelli che si vestono e si ammantano di popolarità, questi positivi all'influencer, al virus dell'influencer, generalmente sono soggetti ambivalenti, che dicono e negano tutto e il contrario di tutto, perché prendono la forma, sono come dei cuscini che prendono la forma di chiunque si sieda sopra, per i loro biechi, meri interessi economici, professionali, chiaro, di interesse, di lucro, chiaro, eccetera, eccetera. Infatti volevo concludere con quello che sarebbe stato, diciamo, il titolo di una mia relazione, In Virus Veritas, e sta saltando fuori la verità, perché la verità è
che non è assolutamente vero che ci sono tutte queste violenze all'interno delle famiglie o che comunque quelle violenze non sono unicamente indirizzate nei riguardi delle donne. Per cui invece bisognerebbe essere un pochino più umili e cercare di incentivare le persone che si trovano in una situazione, tutti noi ci troviamo attualmente in una situazione di convivenza forzata, c'è chi più fortunato, per esempio come me, che vivo in campagna, ho lo spazio, eccetera, eccetera, e chi meno, perché vive in un appartamentino, a cercare di coltivare la preziosità, l'aspetto positivo che questa emergenza ci sta offrendo, quello del tempo, coltivare gli spazi, la famiglia e cercare di riunirsi amorevolmente piuttosto che tentare di fomentare situazioni che potrebbero davvero sfociare in azioni di violenza, in azioni anche di anomia, ripeto, perché fare locandine che invitano a fuggire piuttosto che dire noi ci siamo, vi tendiamo una mano, però voi dovete chiamare i numeri istituzionali delle forze dell'ordine, perché la magistratura non è in vacanza, le forze dell'ordine delegate dalla magistratura non sono in vacanza, a loro bisogna rivolgersi, questo deve essere chiaro. Ed è una cosa alla quale assolutamente non si può far finta di non vedere. Dottor Sessioni, si è detto una serie di cose estremamente significative e che mi danno molti, molti spunti. Brevemente, ebbi modo di dire, di esprimere lo stesso concetto, cioè che esiste non esiste la violenza di genere, esiste una violenza in genere, che la violenza non ha sesso, durante un colloquio molto agitato che ebbi con i due giornalisti della Zanzara, Parenzo e quell'altro, adesso mi sfugge il nome, Cruciani, esatto, che mi chiamarono di sorpresa, quando espressi questo concetto, Parenzo mi diede dell'imbecille, perché dicendo che è un pensiero banale il fatto che la violenza non abbia sesso, no? Quindi mi diede allegramente dell'imbecille. Oltre a questo, la dottoressa, ovviamente l'intervista poi non andò in onda, evidentemente avevo dato risposte troppo efficaci e troppo impopolari e non andò in onda. Un'altra cosa che ha detto la dottoressa Sioni si riguarda il fatto di vivere la famiglia, di vivere questa convivenza forzata come un'occasione, quindi ha mandato un messaggio contrario, esattamente opposto a quello che manda la propaganda che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Mi vanto di aver pubblicato un articolo subito dopo l'inizio della quarantena che si intitolava State a casa e fate l'amore. Io credo che è questo, ora io faccio sempre titoli un po' provocatori, però è un po' questo il messaggio che ci si aspetterebbe dalle istituzioni, messaggi positivi, messaggi ottimizzanti. Sono tante le occasioni che si possono cogliere pur in questa convivenza forzata per poter come dire, evitare di scannarsi, ecco, mentre c'è qualcuno che pare evidentemente che voglia scannarsi. Un terzo elemento, poi lascio la parola conclusiva alla dottoressa Franco. La dottoressa Sionis appunto ha parlato di questa importanza di utilizzare questo momento per valorizzare la famiglia. Questo si collega con la sorpresa che vi farò vedere a breve dopo l'intervento della dottoressa Franco. Dottoressa Franco, come risolviamo tutta questa vicenda? Allora, cercando il più possibile di non trasformare i casi giudiziari in un circo, sostituendo ai circensi delle persone competenti e con la cultura della verità che nel nostro paese manca. Grazie, grazie molte. Allora, siamo alla sorpresa. Facciamo un piccolo, come dire, riassunto. Messaggi, stare chiusi in famiglia può esporvi alla violenza dell'uomo, può esporvi alla violenza del maschio, questo presuppone che ci sia una violenza dilagante, che tutte le case, come ha detto il ministro Bonetti, siano un luogo di tortura per le donne, peccato che tutto questo contrasti con una ricerca dell'Istat del 2018, 9 persone su 10 soddisfatte delle relazioni familiari, dati Istat 2018. Dunque la domanda è: di che cosa stiamo parlando?
Di che cosa stanno parlando i centri antiviolenza? Qual è la realtà a cui si stanno riferendo? Questo non è una ricerca di 10 o 20 anni fa, sono 2 anni fa. 9 persone su 10 si sono dichiarate soddisfatte delle relazioni familiari. Io chiedo a chi ha commissionato quel battage, quel vergognoso battage pubblicitario, che tipo di famiglie vogliono, che tipo di famiglie conoscono, che società vogliono, che comunità vogliono per questo paese. Perché quando questo paese viene richiesto come sta in famiglia, la risposta è questa. Uomini e donne in questo momento stanno cooperando con difficoltà, con tensioni, con tutto quello che può esserci in una convivenza forzata, ma stanno cooperando alla grande. Mi dispiace per voi, ma non ci sono notizie gravi per ora e speriamo che continuino a non essercene. Assolutamente, perché ogni violenza è da condannare, fatta da chiunque, verso chiunque. Ma i fatti sono quelli che ha registrato l'Istat, quello a cui molti di voi si richiamano spesso per gridare alla violenza dilagante, che poi, come ha detto Nestola, non è affatto così. In questo caso una rilevazione ha dimostrato che c'è grande soddisfazione per la vita familiare. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Smettiamola. Smettiamola e occupiamoci delle cose importanti, come è, per esempio, la battaglia contro questo virus che sta facendo molti, molti, molti più danni della violenza di genere. Io ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato, seppure con un po' di difficoltà. Grazie a Fabio Nestola, grazie alla dottoressa Sionis, grazie alla dottoressa Franco per il vostro contributo. Speriamo di rincontrarci presto e la prossima puntata ci sarà, chissà, forse martedì, vediamo. Arrivederci. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.